Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo le giornate FAI di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese, giunto alla sua 32esima edizione. Il FAI sotto questo aspetto corrisponde a una comune indicazione e indirizzo verso la scoperta della Toscana diffusa, ovvero quella Toscana che non sono le grandi città che richiamano i milioni di turisti, ma che è altrettanto bella perché nel corso della storia ha offerto la possibilità di vivere dei momenti e delle realtà che poi sono uniche al mondo. In Toscana sono 35 le aperture straordinarie di altrettanti luoghi che potranno essere visitati sotto una luce originale ed insolita. Palazzi storici, case private, luoghi di natura e cultura, ma anche botteghe di antichi mestieri e borghi. Borghi che saranno raccontati anche in maniera diversa e luoghi che incuriosiranno il visitatore attraverso un racconto diverso fatto dai nostri narratori e dai nostri apprendisti ciceroni. A Lucignano nelle giornate FAI in programma ben due inaugurazioni ed aperture, quella della Fortezza Medicea e del Chiostro di San Francesco. Grazie all'interessamento anche del FAI e grazie al suo presidente, il dottor Marco Magnifico, che ci riserva sempre uno spazietto particolare, e grazie anche all'attenzione messa che ha reso possibile poi reperire risorse. Grazie infinite al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, perché con la sua attività di vicinanza ai territori, alla Toscana diffusa, comunque costruisce bandi che noi comuni possiamo poi, attraverso i quali reperire risorse. Quindi questi sono oggetti completamente restaurati e finanziati con bandi di Regione Toscana.